Nell'anno che si è appena concluso, ho potuto, grazie al sostegno della Fondazione Einaudi, portare avanti le ricerche già sviluppate nel corso della mia tesi di dottorato, in cotutela tra la Scuola Normale Superiore a Pisa e il Saint-Histoire de Sciences Po a Parigi. Ricerche aventi per tema, in sostanza, la storia delle relazioni industriali in chiave internazionale e la circolazione transnazionale di modelli e tecnologie. In questo caso specifico, quello che ho studiato quest'anno è stato la dottrina delle cosiddette human relations, le relazioni umane, sviluppata negli Stati Uniti negli anni 30, importata in Italia negli anni 50 e tramontata poco dopo. È un po', per così dire, l'antenato delle risorse umane, oggi tanto popolari. Ed è una chiave per comprendere in che rapporti stavano le aziende, i sindacati, che spesso erano repressi in quella fase, o perlomeno volevano essere addomesticati attraverso questa dottrina, e insomma quelle che erano le teorie della società industriale come società, con i suoi vincoli, con le sue gerarchie, eccetera. Il rapporto quello che ho studiato è il rapporto che hanno con le relazioni umane le culture politiche. Alcune le vivono in modo molto conservatrice, altre invece ci si oppongono in nome dell'autonomia della classe operaia.